Non è facile, perché quando ti comprano CR7 la prima cosa che pensi è fatta, vinciamo la Champions. Ci siamo andati così vicini per ben due volte prima di capire che Messi e Cristiano sono troppo più forti della media. Ora però il portoghese gioca con noi e non potrà rovesciarci in faccia il gol della vita per eliminarci da quella dannata competizione. Il calcio è tanto semplice quanto terribilmente complicato, altrimenti saremo tutti in panchina, saremo tutti in campo, saremo tutti dietro una scrivania a trattare giovani campioni. Sono 11 giocatori che ne sfidano altri 11, chi butta più volte il pallone in porta vince. Non c'è una scienza esatta o un modo di farlo meglio, conta soltanto arrivare al risultato finale. La vittoria interessa a tutti, a noi juventini specialmente, è l'unica cosa che conta. Wow, parole grosse, parole impegnative. Ecco perché poi ci rimani male dopo un 2-0 a Madrid contro l'Atletico. Questo doveva essere l'anno della Coppa Bianconera. Questo può ancora essere l'anno della Coppa Bianconera. Perché da quel 20 febbraio non ho pensato praticamente a nient'altro, con tutto il rispetto per Bologna, Napoli ed Udinese. Il campionato è importante, ma con il 7 vuoi sicuramente puntare ad alto, vuoi puntare più in alto. E per fortuna, dicevamo, non è ancora tutto perduto. È difficile, certo, ma non impossibile, perché questi ragazzi ci hanno abituato bene, molto bene negli anni. Perché dopo uno 0 tra il Bernabeu posso credere anche in una rimonta allo stadio, a casa nostra. Anno dopo anno serve aggiungere quel qualcosa in più. Uscire adesso serve una sconfitta troppo grande, un immenso passo indietro. Questo è un anno strano, bizzarro, di capolinea. Troppi componenti iniziano ad invecchiare, i giovani sono sempre meno, gli italiani quasi scomparsi. Quest'estate dovremo rifondare tutto, riprogrammare il futuro, ne siamo consapevoli. Oggi però vogliamo stare qui e vogliamo crederci, come dice il nostro motto, fino alla fine. E poco importa come arriveremo a quel risultato, con un tiki-taka perfetto, con un non gioco disgustoso o con una prestazione da squadra con i coglioni grossi così, per dirla alla Simeone. Mi accontento di un rimpallo e di un autogol, di una doppietta del criticato De Sciglio, di un'intuizione del magicamente scarso Allegri, della conferma di CR7 o di una nuova esplosione di Paolo Dybala. Mi va bene tutto, mi va davvero bene tutto. Di questo non me ne importa niente. L'importante è andare avanti, non morire il 12 di marzo, di arrivare a Madrid, ancora una volta al Wanda Metropolitano, di sconfiggere la maledizione della finale. La Juve è amore, è fede, è gioia, è sofferenza, tutto il calcio è così per chi lo ama la follia. E allora stasera tifiamo tutti insieme, urliamo a squarciagola e sosteniamo questi ragazzi e il loro allenatore. Al resto ci penseremo quest'estate, vedremo quali saranno le scelte dopo questa stagione. Non mettiamo la testa sotto la sabbia come potrebbe fare la Curva Sud nella partita fino adesso più importante dell'anno. Non voltiamo le spalle a chi ha la fiducia della società e dei suoi dirigenti. Non creiamo fazioni interne completamente inutili. L'obiettivo è dichiarato e renderebbe tutti quanti contenti. Mettiamo da parte tutti i rancori, tutte le antipatie, tutti i giudizi negativi. Uniamoci tutti sotto la stessa, identica bandiera bianconera. Abbiamo ancora altri 90 minuti per eliminare la scritta Game Over dalla nostra corsa. Abbiamo altri 90 minuti di vita. Abbiamo altri 90 minuti per urlare al mondo intero. Guarda, siamo qui, la Juve non muore mai. Io ci credo. Tanti altri come me hanno accettato di farlo. Tu cosa hai scelto? Tu da che parte stai? Tu vuoi veder vincere la Juve? E allora spera e tifa insieme a me. Poi vada come vada, ma la fiducia in questi colori deve esserci, sempre, fino alla fine. Forza, Juventus.